Per Logos Edizioni, l'Homo Life, il futuro è analogico. In questo cofanetto troviamo due volumi dedicati alla lomografia. Il primo ci racconta e ci fa vedere tutti i modelli di macchine lomografiche da adesso e da oggi in avanti. La lomografia nasce negli anni 80 in Unione Sovietica, quando, intanto vi faccio vedere tutti i vari modelli. Quando l'ingegnere capo dell'industria Lomo inventò questa macchina particolare, compatta, economica, che piacque subito tantissimo, tant'è vero si chiamava LCA, tant'è vero che ne producevano tipo 15.000 pezzi al mese. Poi negli anni 90 un gruppo di ragazzi, di studenti, si recò in vacanza a Praga e casualmente vide, trovò in un negozio questa macchina fotografica. Piacque loro moltissimo perché poi la caratteristica qual è? Che fa queste fotografie con colori molto saturi e che hanno questa sorta di bordo esterno che fa sembrare il soggetto all'interno di un tunnel. Quindi loro se ne innamorarono, fondarono una società e iniziarono a importare queste macchine dall'Unione Sovietica. Poi ci furono vari problemi, dovettero, come si dice, fare trattative per continuare a fare la produzione, addirittura con l'allora, vice sindaco di San Pietroburgo. Quindi, riuscirono a portare avanti la produzione e fino al 2005, quando poi la produzione è stata spostata in Cina. E questo primo volume raccoglie tutti i modelli di macchine lomografiche nelle loro varianti, nei vari modelli, modelli subacquei, colorati, di plastica, interpretazioni artistiche. Tutti i modelli sono qua raffigurati, vedete poi la particolarità è che usa una pellicola da 35 mm. Nell'altro volume poi, che abbiamo qua, nell'altro volume invece si parla della storia, del movimento della lomografia, perché è un vero movimento che vanta milioni di appassionati con un decalogo particolare che detta insomma le regole del vero appassionato di lomografia, che se la prima regola è quella del punta e scatta, cioè la macchina fotografica deve fare parte di te, deve essere una sorta di estensione del tuo braccio, devi averla sempre con te. Qui vediamo in questo secondo volume tutta la storia del movimento, come dicevo, quindi i vari, come si dice, le varie convention, le varie mostre che sono state fatte, suddivise per paesi. Anche in Italia, per esempio, c'è stato il Gran Premio, hanno partecipato fotografi con le macchine lomografiche al Gran Premio della Ferrari, a due Gran Premi, hanno dato ai piloti, qua vedete Schumacher, ai vari piloti e ai personaggi delle macchine fotografiche, dicendo loro di fotografare tutto quello che vedevano. E quindi è nato anche da questa esperienza una mostra con proprio le fotografie fatte da piloti e personaggi del backstage della Ferrari. Quindi tutto un giro del mondo vero e proprio, tant'è vero che si parla proprio di ambasciate dei gruppi lomografici e troviamo in fondo al volume, se non erro, ecco, vedete qua c'è anche Milano, tutti gli emblemi dei gruppi appartenenti al movimento della lomografia. Quindi per Logos Edizioni, se volete saperne tutto sulla lomografia, Lomo Life.